Buonasera e buona settimana dalla nostra redazione sportiva. Ci colleghiamo immediatamente con Francesco Pancani, storico telecronista del Giro d'Italia, con cui apriamo quest'oggi il nostro Sport Today. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Ieri il inedito arrivo a Passo del Lupo, poco sopra Sestola, 1800 metri, una giornata di sole e di grande ciclismo. Sì, ancora una volta una giornata di grande ciclismo, finalmente una giornata baciata dal sole. Abbiamo assistito a questo arrivo inedito in una tappa molto bella, su salite che io amo in maniera particolare, perché credo che l'Appennino ci possa regalare davvero sempre una varietà di salite davvero eccezionali. Stiamo per arrivare all'ultima settimana, dove ci saranno le tappe che probabilmente decideranno il giro, però insomma, già ieri, in uno scenario veramente meraviglioso, credo che qualche prima indicazione l'abbiamo potuta avere. Ieri ciclismo insieme allo sci, Francesco, perché abbiamo visto i maestri del Monte Cimone scendere mentre c'era l'arrivo di tappa, c'era ancora la neve, quindi hanno potuto approfittare per salutarvi. Sestola completamente vestita a rosa, una bella carovana. Ieri è una vittoria forse inaspettata? Inaspettata fino a un certo punto, perché c'era in gruppo la sensazione che potesse finalmente, ed è stata la prima volta quest'anno, la sensazione che potesse arrivare alla fuga. Così è stato, i big di uomini di classifica si sono abbastanza controllati, l'unico che è riuscito ad approfittare della situazione della giornata con l'arrivo in salita è stato Domenico Pozzovivo, tra i big, che ha preso 30 secondi a tutti gli altri. Da Lugo a Vignola praticamente in piano, il difficile è venuto dopo, soprattutto da Sestola a Passo del Lupo. Sì, esatto, era una tappa divisa in due parti in pratica. La prima completamente pianeggiante o quasi, poi nel finale le salite. Peccato per alcuni corridori, per i romagnoli del gruppo per esempio, perché erano stati organizzati, il bello del ciclismo è anche questo, perché a volte si organizzano passando i vari paesi dei veri e propri banchetti o comunque delle cosiddette soste per visita parenti. Ieri però l'andatura del gruppo è stata velocissima fin dall'inizio, proprio perché in molti volevano cercare di portare via la fuga, dunque c'è stata una media altissima, se non ricordo male, intorno ai 48 km orari in bicicletta, 48 km orari per la prima ora di gara, e dunque sono stati saltati quasi tutti questi banchetti organizzati dai tifosi per i corridori. Domani la decima tappa, oggi la seconda giornata di riposo, si parte da Modena, si va a Sasso Maggiore, una tappa per velocisti, ma soprattutto c'è la giornata dedicata sia al ricordo dei 2 anni dal terremoto, ma anche il ricordo della nascita di Gino Bartali, per 3 volte vincitore al Giro d'Italia. Ma io guarda, credo che siano 2 appuntamenti molto importanti quelli che sono previsti per domani, per ricordare appunto il terremoto di 2 anni fa, tra l'altro la prima scossa fu proprio il 20 di maggio, dunque una ricorrenza veramente molto particolare, per questa tappa che è l'unica insieme a quella che abbiamo già fatto a Bari che non prevede Gran Premi della Montagna, dunque credo che sarà molto molto difficile evitare l'arrivo in volata, anche perché le squadre vengono a un giorno di riposo, dunque sicuramente partirà la fuga nella prima parte della tappa, però insomma sono abbastanza attrezzate le squadre che vorranno tenere sotto controllo questa fuga per poi ricompattare il tutto e andarsi a giocare l'arrivo in volata. Stiamo parlando chiaramente delle tappe con delle squadre che hanno al proprio interno un velocista. E poi, come ogni anno, una tappa dedicata al grandissimo Gino Bartali. Lo dico da fiorentino, lo dico da toscano, questo è uno dei pochi nei che ho trovato fin dall'inizio, fin da quando è stato presentato, nel percorso del Giro 2014, che a mio avviso è un giro veramente fatto molto, molto, molto bene. Ci sono tante giornate anche per ricordare il decimo anniversario, per celebrare il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pantani, come è stata per esempio quella di sabato con la salita del Carpegna. Manca una tappa toscana, è stata scelta questa perché è la più vicina alla Toscana, però insomma questo è un giro dopo tanti anni che non prevede neanche un passaggio dalla Toscana. Ora io non chiedevo il passaggio da Ponta Ema a Porta di Firenze dove è nato Gino Bartali, però insomma ecco, credo che sarebbe stato più opportuno per ricordare il grande Gino nel centesimo anniversario della sua nascita qualcosa di più tra virgolette toscano, perché uno come Bartali lo avrebbe assolutamente meritato. Quella grande chiusura a Trieste quest'anno? Quest'anno la grande chiusura a Trieste al termine di una settimana che chi ha fatto le ricognizioni dice che è una settimana veramente tremenda, perché ci sono non so quante migliaia di metri di dislivello nell'ultima
nell'ultima settimana con lo Zonkoran, questo mostro, il Kaiser, così è soprannominata questa salita, che dovrebbe essere l'ultimissimo giudice per assegnare la vittoria di questo giro. Francesco, grazie come sempre per la tua disponibilità, buon giro. Grazie a Francesco Pancani, telecronista Rai. Noi torniamo in studio, andiamo a parlare invece di calcio, perché ieri è terminata la prima stagione in Serie A del Sassuolo. Sassuolo che era già salvo da una settimana, ieri è arrivata una sconfitta contro il Milan, ovviamente non va a pregiudicare quello che sarà il futuro della squadra nero-verde. Si parla già di futuro anche con mister Di Francesco. Andiamo a fare il punto insieme ad Antonio Montefusco. L'obiettivo finale è stato centrato. Nella stagione del Sassuolo è mancata solamente la ciliegina sulla torta. Fare il risultato San Siro contro il Milan sarebbe stata la giusta conclusione di un'annata incredibile. Sarà Serie A pure il prossimo anno. I neroverdi, secondo torneo fra gli dei del calcio, dovranno confermarsi e non sarà facile. Il futuro è già cominciato. Il primo nodo da sciogliere è quello che riguarda Eusebio Di Francesco. Il contratto si è automaticamente rinnovato con la permanenza in categoria. Il tecnico ha già parlato con il patron Squinzi e nel vento della scala del calcio ha dichiarato che al 99% rimarrà. Ora si attende solo l'annuncio. Un grande percentuale, non dico il 99%, il 100%, però con molta probabilità rimarrò a Sassuolo. Una chiacchierata ce l'abbiamo fatta, un approccio, è ovvio che ci rivedremo inizio settimana per definire il tutto. Ufficializzato Di Francesco, la coppia di mercato Nereo Banato Giovanni Rossi cercherà quei giocatori che potranno aumentare il tasso tecnico dell'intera squadra. La proprietà è ambiziosa e si spera che i tifosi non rimangano delusi. A chiudere ieri la stagione con l'ultimo gol in nero-verde è stato Zaza, che aveva anche realizzato il primo, che aveva aperto la stagione 2013-2014 del Sassuolo. Lui e Pomini hanno incontrato la stampa al termine dell'incontro. Andiamo a fare il punto sempre con Antonio Montefusco. Alberto Pomini e Simone Zaza sono le due facce della medaglia. Pomini è uno di quei giocatori che ha portato Sassuolo dalla C2 alla Serie A. Quest'anno per il portiere veneto non c'è stato molto spazio. Davanti a lui Gianluca Pecolo ha fatto i miracoli e ha giocato il 90% delle partite. Pomini nel distretto ceramico si sente come a casa, vorrebbe giocare. La partita della scala del calcio potrebbe essere l'ultima in maglia nero-verde. Nel mercato di gennaio ha già fatto il suo passaggio al Carpi. Diciamo che è meglio giocare che stare in panchina, però... quest'anno per fortuna nostra è arrivato un gran portiere che ha fatto un campionato strepitoso e il compito di chi è dietro è di farsi trovare pronto quando c'è bisogno. Il mio futuro bisognerà parlarne adesso con calma, perché comunque io da Sassuolo non andrei mai via, dico la sincera verità. Però è chiaro che non giocare diventa difficile, però se fosse per me io firmerei a vita Sassuolo, quindi problemi credo non ce ne siano. Il primo campionato in Serie A di Simone Zaza è di quelli da incorniciare. Ha segnato complessivamente 9 reti, il primo e l'ultimo nella storia neroverdi in questa prima annata in Serie A. Ha aperto le marcature a Napoli, le ha chiuse a San Siro con un calcio di rigore al 90°. L'attaccante, in proprietà con la Juventus, ha già espresso il suo desiderio di rimanere a Sassuolo. Il prossimo anno Zaza dove gioca? Sassuolo, se mi vuoi. Ora andiamo a parlare della Serie B, perché si conclude questa sera con i due posticipi che riguardano Latina Siena e Bari Cittadella, la 40ª giornata che ha visto uscire vincitrice il Modena, è andato invece ancora meglio al Carpi, che addirittura ha espugnato il campo del Palermo prima della classe già promossa. Il punto ce lo fa sulla Serie B Marco Salicini. Giorno di ripresa per Modena e Carpi, anzi no, entrambe le modenesi ripartiranno da domani, due giorni di riposo concesso a due formazioni che in questo weekend hanno centrato due vittorie davvero importantissime. Novellino dovrà fare i conti però con gli infortuni di Capitan Zoboli e Billy Babacar, usciti anzitempo nella gara di sabato contro l'Avellino. Per entrambi c'è ottimismo, soprattutto per Bomber Babacar, che aveva accusato un problema alla spalla. Zoboli ha avuto problemi al polpaccio, anche in questo caso non sembra niente di grave, erano subentrate maggiori preoccupazioni al momento dell'uscita del campo. Squalificati anche Molina, si temono le due giornate, e stanco. Il tecnico novellino ha ipotecato indubbiamente i playoff, ma in vista di un finale così importante ed emotivo, soprattutto c'è grande attesa per l'ultima giornata del derby contro il Cesena, si preferirebbe avere il maggior numero di elementi a disposizione. Il Carpi in questa stagione si è rivelata l'anti-Palermo, due vittorie su due dopo aver festeggiato la matematica salvezza, ora c'è una speranza in più per i playoff, comunque molto difficili da raggiungere, forse però la mentalità libera e magari, perché no, un po' di fortuna e coincidenza di altri campi, fattore che in questa stagione è assolutamente mancato, potrebbe regalare un finale davvero a sorpresa. Per mister Pillon c'è da fare i conti con l'affaticamento muscolare che ha infastidito Gaiolo, legati e squalificato, senza mai dimenticarsi di Memusciai, uno dei giocatori più importanti che ha terminato anzitempo la sua stagione.
La 40esima giornata che sta terminando in queste ore con i due posticipi sugli altri campi ha visto la brillante vittoria dell'Empoli che protegge il secondo posto con un tavano scatenato ai danni di un Novara che trema. Il Crotone sfortunato produce tanto e concretizza poco in avanti, mentre in difesa quando l'avversario attacca sono dolori 2-2 contro la già retrocessa Juve Stabia. Il Padova vince e non vuole mollare, vista la grande crisi del Varese che perde al 93esimo in casa 2-1 contro il Brescia e che esonera il tecnico Sottili, al suo posto l'ex collaboratore di Sanino Bettinelli. Il Trapani si affida a Mancosu per sperare nei playoff, la Ternana nonostante la sconfitta contro i Siculi gode di una classifica tranquilla. Il Cesena col fiatone sbanca il Granillo per 2-1, infine lo Spezia stecca l'ennesima prova di maturità contro un Lanciano che non molla davvero mai, sul finale termina 2-2. E ora voltiamo pagina e andiamo a parlare di beach volley, perché ieri Modena ha ospitato il prologo del campionato italiano di beach volley, presenti 8 coppie tra le più forti d'Italia, tra queste non potevano mancare i gemelli Ingrosso e il duo azzurro Lupo Nicolai, freschi di un doppio successo nelle tappe iniziali del World Tour. A decidere a 2 giorni di Modena in favore proprio dei due azzurri, che in 5 partite non hanno ceduto neppure un set, è stato un infortunio al ginocchio accusato da Ranghieri in campi insieme a Tomatis sul 13-8 del secondo set, appunto, della finale. Terzo posto invece per i gemelli Ingrosso, che si sono imposti su Fico Seco Casadei, che nelle immagini vediamo in azione nella semifinale che le ha opposti a Ranghieri Tomatis. Ora andiamo a parlare di pallavolo, lo facciamo con Alessandro Beltrami, neo allenatore della Liugiu, perché ci sono le prime mosse di mercato. In collegamento con Alessandro Beltrami, nuovo allenatore della Liugiu. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti, ciao. Avete comprato ieri la prima giocatrice, il futuro per la tua squadra è già iniziato. Sì, decisamente, era già iniziato prima, abbiamo cercavamo da tempo un centrale che potesse ricoprire tutte e due le posizioni da centrale e che fosse possibilmente italiana. Siamo stati fortunati, abbiamo trovato Raffaella, che ritengo uno dei più grandi talenti in questo ruolo che ci sia in Italia in questo momento. Esatto, tu sei particolarmente abituato anche a lavorare con le giovani, hai un'attività in Germania come responsabile del settore giovanile, quindi hai anche voglia di vedere crescere quello che sarà il futuro delle nostre giocatrici. Sì, sì, ed è anche l'obiettivo principale della nostra squadra, a parte ottenere i risultati che contano come sempre. L'obiettivo è comunque avremo una squadra molto giovane, sarà farla crescere, fargli esprimere il potenziale massimo che possono avere queste giocatrici. Dal 4 all'8 di giugno Modena ospiterà anche le finali Under 16 femminili, un altro momento per vedere le giovani all'opera. Sì, lo so, spero di riuscire ad esserci, perché in questo momento sono in Germania perché devo vedere le finali tedesche per selezionare le ragazze che giocheranno gli europei juniores quest'estate. Ma appena riesco a liberarmi vorrei tornare in Italia per vedere le finali. E invece rispetto alla Liugiu, che mercato possiamo ancora attenderci? Intanto quali giocatrici hai confermato? Io non posso confermare la società, però sicuramente Fabris, Rondon, diciamo lo zoccolo duro è anche giovane della scorsa stagione, aveva contratti pluriennali, quindi è rimasto, rimarrà nel progetto societario assolutamente da far crescere. E stiamo cercando ancora una schiacciatrice. Invece rispetto a quelli che saranno poi i mondiali, non ci sarà l'Italia protagonista a Modena, comunque c'è questo appuntamento molto importante dal 28 di settembre. Sì, i mondiali purtroppo non partecipo quest'anno come al solito con la Germania, però poi Modena sarà chiamata in causa, quindi sarà bello secondo me vedere le squadre che verranno a disputare i mondiali, sarà anche un punto per confrontarsi con il livello internazionale. Intanto Piacenza ha confermato ci sarà al via della prossima A1. Sì, diciamo che è successo qualcosa di un pochino particolare, un po' strano, e l'importante è che ci siano, perché sarebbe stato un peccato perdere una realtà come quella di Piacenza, che negli ultimi 2 anni ha dominato in Italia da tutti i punti di vista. In chiusura una notizia di calcio, non è andata bene gara 1 dei 16esimi per i giovanissimi nazionali della Modena, battuti in casa ieri per 1-0 dalla Lazio. Domenica prossima il ritorno ovviamente a campi invertiti. Intanto il Modena Calcio ha promosso un'iniziativa in favore delle famiglie in vista del derby del prossimo 30 di maggio, ultima giornata del campionato per quanto riguarda la stagione regolare. Un nucleo familiare composto da un papà, una mamma e un figlio under 14 pagherà infatti nel settore poltronissimi solo i 30 euro, anziché 40
47. Ogni figlio aggiuntivo, sempre under 14, pagherà invece la cifra simbolica di 1 euro. Una notizia che arriva invece dalla Lega di Serie B, perché giovedì verranno consegnate 23 borse di studio per la laurea triennale ad altrettante giovani della Serie B. E questo è quanto infatti promuove la Lega, sempre per cercare di incentivare e aiutare i giovani. Gli atleti hanno un'età compresa tra i 18 e i 22 anni e sono stati valutati dalle società in relazione alle loro ambizioni, ai loro meriti scolastici e al desiderio di proseguire gli studi. Grazie a questo potranno appunto iscriversi all'università. Questa per noi è la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che domani alle ore 19 torneremo insieme per un nuovo appuntamento con Sport Today. Domani c'è anche la partenza intorno al mezzogiorno circa della decima tappa del Giro d'Italia. Grazie intanto a voi per averci seguito. Buona serata.